Grazie Roberto, io penso che tanti amici che ci sono qui oggi mi scuseranno un po', ma so di avere la voce un po' rotta, perché oggi sono un po' emozionato di parlare qui, devo dire, me lo confido, ma un po' candidamente, perché io vedo qui un Partito Democratico che è esattamente come lo speravo, nella passione delle persone. E questo mi fa tanto bene, perché poi la vita politica è dura, è difficile, ogni giorno. E quindi tocca la sensibilità, poi ci ha messo pure Alessandro che ha fatto questo video così bello, che mi ha ricordato tutto quello che abbiamo fatto insieme negli ultimi mesi, tanto impegno l'ho visto da parte di tante persone che ritrovo qui oggi e che dovrei ringraziare una a una, e le ringrazio tutte cumulativamente in maniera tale che nessuno lo dimentico. Vedo amici di altri territori, anzi ho intravisto prima il presidente del PD del quarto municipio, Claudio Ricozzi, ci sono segretari di circolo, c'è la presidente del partito qui dell'ottava, Doriana, che ci ha tenuto a pregarmi di salutarvi tutti perché con la febbre a letto e voleva essere invece qui. Guardate, io ho parlato col segretario e diciamo, ho voluto fare una riflessione sulla situazione nazionale, perché credo che sia giusto seguire questo canovaccio, e dirò due cose sul partito alla fine, senza stare sulle cose locali, perché credo che non sia oggi il momento. Ora, guardate, io ho questa sensazione, non so se la condividete con me, ma si vive in una condizione, il tempo della politica in questi giorni, ormai in questi mesi, da un anno, è scandito da un pendolo di sensazioni. Noi a volte abbiamo la sensazione che questo governo sia arrivato al capolinea, che sia ormai prossimo a una caduta rovinosa, a volte si ha la sensazione che rocambolescamente tenga e che possa sopravvivere a tutte queste condizioni di difficoltà che sono evidenti. Tra l'altro l'intervallo del pendolo si è fatto sempre più stretto. Se un anno fa, dopo la fiducia di dicembre, Berlusconi poteva contare su qualche settimana di relativa tranquillità, adesso io sono sicuro che questa vicenda del credito dato alla lettera presentata ieri a Bruxelles darà uno o due giorni di sollievo, poi ricominceremo con le stesse problematiche di prima. E allora io credo che noi dobbiamo spendere questo tempo, oltre a fare una battaglia unitaria la più dura possibile per accelerare i tempi della caduta del governo Berlusconi, io credo che noi dobbiamo spendere questo tempo a cui tra virgolette il governo ci costringe con il trascinamento a pensare a che cosa dobbiamo fare per dare una proposta politica forte al paese. E per fare questo, secondo me, dobbiamo dare una lettura degli ultimi 15-17 anni che sono stati segnati da questa presenza del Berlusconi, nel bene e nel male. È stato uno dei periodi, se volete, più lunghi della nostra storia repubblicana, caratterizzati da un uomo e da una sua idea di politica. Ora, se io guardo questi anni, che necessariamente, essendo tanti, sono stati anche molto diversi tra di loro, vedo un filo rosso che diciamo, ha caratterizzato l'opinione pubblica italiana per tutto il corso di questi 17 anni ormai, che è un filo di sfiducia e di discredito per la politica e per le istituzioni. Questo sentimento si è infilato nella società italiana, prevalentemente sotto traccia, e poi ha vissuto delle folate, vive ancora delle folate periodiche nelle quali si rafforza. È un sentimento, se volete, anche molto irrazionale, che però manifesta un disagio di una politica lenta, farraginosa, che fa fatica a decidere, che spesso ha un'agenda molto diversa da quella delle persone comuni, e che diciamo è pervasa da una crescente invadenza di comportamenti non morali e di vera e propria delinquenza, lo voglio chiamare così, di questo. Ora, se è vero questo, e se è vero che c'è anche una strumentalizzazione nell'utilizzo di questi temi nel dibattito pubblico perché sono comodi, io credo che questo debba essere il primo tema che il Partito Democratico deve trattare nei prossimi anni per cambiare radicalmente la percezione della vita politica in Italia. Noi dobbiamo aggredire il tema di una politica che è percepita così male dai cittadini, e lo dobbiamo fare autoriformando la politica.
perché questo ci può dare la possibilità di essere quello che diceva Ileana poco fa, di essere a petto gonfio, perché a petto gonfio sta una forza che ha saputo modificare la sua attività politica, ha saputo modificare il sistema secondo le esigenze dei cittadini. Roberto diceva prima di me, l'ha fatto lui, non ci torno, la questione del numero dei deputati. Io ne potrei aggiungere altro, potrei dire per esempio che noi abbiamo un organismo costituzionale, organo costituzionale che si chiama il CNEL, che non ha mai svolto la funzione che i costituenti avevano immaginato, cioè quella di essere una camera degli interessi legittimi, perché diciamo per ragioni storiche che non ci voglio venire, e che è diventato, lo dicono tutti, ormai è dottrina, un autorevole centro studi, che però è composto di 121 persone che sono nominate, che se io vi elencassi adesso, me li sono anche segnati qui, capireste quante organizzazioni hanno, diciamo, lucrano una posizione di vantaggio dal poter nominare 4, 5, 2, 1, 3 dentro il CNEL. Ma se noi ci permettiamo in questa condizione di crisi un autorevolissimo centro studi che è un organo costituzionale, noi siamo fuori dal mondo. Il CNEL per esempio è uno degli organismi di cui possiamo fare a meno, sono 121 situazioni in meno a carico della mano. E posso parlare altrettanto del tema delle province. Allora, io sono favorevole a una abrogazione delle province e alla distribuzione delle sue deleghe tra le regioni e i comuni. Nel solo caso delle aree metropolitane, che non sono molte in Italia, c'è l'organismo istituzionale dell'area metropolitana che può, diciamo, svolgere questa funzione. Ma se anche noi abbiamo l'idea che serve un organismo di area vasta di coordinamento dei comuni, allora adottiamo la proposta dell'ANCI. L'ANCI propone che i consigli provinciali siano composti dai sindaci dei comuni delle province e che quei sindaci eleggano il presidente di quel consiglio, che è un organo di secondo livello, che non ha assessori, che non divide competenze con i comuni e con le regioni, ma semplicemente coordina. Lo propongono i sindaci, sono classe dirigente di questo paese, non è Grillo, per intenderci, non è antipolitica, è una proposta seria. Facciamolo, proponiamolo nel programma politico del Partito Democratico per le prossime scadenze. E potrei parlare di tante altre cose, ma non ci tengo. E ci sono delle cose che riguardano anche la vita politica nostra, locale, regionale e romana. Lo diceva Cocco nella relazione, sono d'accordo. Il tema dei CDA delle aziende pubbliche. Guardate, noi dobbiamo determinare una grande riforma di come si nominano le governance delle aziende pubbliche, non solo perché quelle governance sono spartite dalle correnti in questo momento, in tutti i partiti sono spartite dalle correnti, ma perché è un fatto di giustizia. Se c'è un cittadino di questo paese che può, per merito, perché c'ha la laurea famosa di cui parlava prima Mario, perché c'ha i master, perché è il più preparato, ambire a una postazione di governo di una azienda pubblica, deve poter ambire senza avere il santo in paradiso che dice il suo nome, perché quel nome serve, è funzionale a una corrente politica, che poi è funzionale a un'area di consenso, che poi è funzionale alle preferenze che deve prendere il capo di quell'area di consenso, e viene tutto a seguire. E guardate, anche io, nell'auspicio che Enrico, come diceva Fabrizio prima di me, venga eletto segretario, io come lui preferisco lo strumento delle primarie per le stesse ragioni, ma se il 26, come credo, saremo chiamati a votare in assemblea, io sono membro dell'assemblea, il mio voto sarà per Enrico. Io spero che noi, per esempio, apriamo il dossier della legge elettorale regionale, perché ho letto che il nostro gruppo regionale è favorevole a una legge elettorale che passi dalla preferenza unica alla preferenza multipla. Io non sono d'accordo. Io penso che con 1.200.000 firme depositate noi abbiamo la possibilità di sfruttare l'onda e di fare i collegi uninominali anche per la regione Lazio. E di farli con due regole accessorie. Uno, che si fanno le primarie per i collegi, per legge, così i deputati si scelgono sul territorio.
e due, che se tu sei deputato in quel collegio e ti vuoi ricandidare, ti devi ricandidare in quel collegio, altrimenti non c'è un altro collegio dove ti puoi candidare, perché questo crea un rapporto virtuoso tra il cittadino che controlla il tuo operato e te che sei rappresentante alla Camera. Bravo. E da ultimo, guardate, voglio spendere poche parole sul partito, pochissime, sarò breve, però è un fatto, però è un fatto di che secondo me ci predispone o meno a essere quello che dobbiamo essere per i cittadini. Noi un anno fa, poco, anzi più di un anno fa, sceglievamo l'assemblea regionale, chiudeva l'esperienza della segreteria di Alessandro Mazzoli, falliva il tentativo di Piero Latino, e c'era un termine che caratterizzava quella fase politica che era il termine discontinuità. Ora io quel termine discontinuità lo voglio declinare in due cose nella vita interna del partito. Il primo, e lo sta facendo bene, l'ha cominciato bene la federazione a fare, dobbiamo, lo diceva Scorzoni, fare chiarezza su come si utilizzano i soldi nel Partito Democratico, perché non è possibile, e dobbiamo indagare sulla provenienza e sull'uso, che ci siano componenti cordate che hanno una disponibilità di denaro spaventosa per fare manifesti, iniziative di propaganda, interventi su tutti funzionali alla promozione di alcuni quadri. Dobbiamo evitare il meccanismo per cui quelle stesse logiche si applicano nei congressi per l'acquisto delle tessere. Bravo. L'acquisto, io dico, 20 euro a 20 euro fuori dal circolo, qualche caso pure dentro, non si fa. Dobbiamo avere trasparenza, perché non è possibile che poi il partito, quello ufficiale, sta con la canna del gas e si deve basare sulla festa, sugli introiti della festa democratica, per fortuna è andata pure bene, sulla cena di sottoscrizione e sulla buona volontà dei militanti. E una seconda cosa, una classe dirigente, ho chiuso su questo, che sia selezionata sul merito e che sia nuova, non perché si proclama nuova, ma perché è nuova, perché rifiuta le pratiche che ho detto fino adesso, perché rifiuta la pratica dell'interesse, perché rifiuta la pratica dell'affiliazione e soprattutto rifiuta la pratica per cui la promozione dei quadri si svolge attraverso chi ha più denaro. Grazie.